Bella leggenda, io sono Ale e oggi siamo qui con lo speciale 1000 iscritti. Davvero, grazie a tutti ragazzi, grazie mille. Grazie davvero, ringrazio davvero tutti, tutti, ringrazio Imperatore, ringrazio Shu, ringrazio Alfonso che sono i co-capi di Clash of Clans e Clash Royale e ringrazio tutti voi fan. Un grazie speciale va anche a Tommy Irneyur che mi ha aiutato in qualsiasi modo in questa scalata ai 1000 iscritti, facendo iscrivere parenti, cugini, nonni e qualsivoglia parenti di terzo, tredicesimo grado. Insomma, in questo speciale faremo un attacco su Clash of Clans in Lega Campioni. Ma come fai ad attaccare Ale? Non ha le truppe? Bene ragazzi, le truppe le sceglierete voi. Sì, perché andremo in globale e ci faremo dire quali truppe utilizzare. Ma la cosa particolare di questo video è che non sarà una persona a dirci magari una tecnica strana, no, ma una persona ci dirà il nome di una truppa e la quantità di quella truppa e così via. Quindi costruiremo il nostro mosaico di truppe attraverso tante persone che ci consiglieranno la loro truppa preferita da utilizzare. La cosa bella, ragazzi, è che siamo in campioni, quindi se perdo un attacco bestemmio fino al 2017. E scegliamo un soggetto da intervistare. Io sceglierei soggetto 41, il nome di una truppa. A caso. No! 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 Il Goblin! va bene, devo farlo, quindi numero da 1 a 50. Speriamo dica 1, ragazzi. Speriamo dica 1. 1. 12. Ok. Iniziamo ad addestrare i nostri 12 goblin. Ed eccole qua le prime 12 truppe da utilizzare. Sei fortunato, sei su YouTube. Canale Just Legendary, ok. Abbiamo fatto la nostra spammata quotidiana. Ecco ragazzi, iniziamo subito male perché fare almeno una stella in campioni con goblin è davvero dura. E ok, scegliamo Giulia, scegliamo una ragazza tanto per cambiare. Ciao Giulia, qualcosa di potente. Voglio qualcosa di potente. È l'unica tecnica. Ok, Giulia è morta nel frattempo. Ok, drago, drago. cioè, goblin e draghi è qualcosa di assurdo. Tre, ok, tre draghi. Io già mi immagino la faccia di quello che vedrà l'attacco. Il nome di una truppa. Ok, domatori, domatori, ok. Vediamo quanti domatori. Io li ho al 5, quindi mi andrebbero comodi, mi andrebbero comodi. 8, 8 domatori, ok, perfetto. 8 domatori. Aiuto, ragazzi, aiuto. Aiuto, aiuto. Ok, bitch, andiamo a cambiare globale. Consiglia il nostro quarto bersaglio. Valchirie, no! Io non ho mai usato Valchirie nella mia vita. Sei serio? Il nome della tua truppa preferita è le Valchirie. Non posso spiegarlo prima perché se no, cioè, verrebbe qualcosa di costruito, ok? Io ti dico, devo fare, ho i domatori e tutto. Cioè, dopo tu mi aiuti, invece no, deve essere una cosa casuale. Sei Valchirie e ora posso bestemmiare, ragazzi. Facciamo quasi vieni. Un incantesimo. Inizia a scrivere in maiuscolo, quindi credo che abbia capito che sia una cosa seria. Quei momenti in cui vorresti avere Black Ops 3 e una PS4. Congelamento. Ok. 3, cazzo. Cazzo. Ilaria. Veloce. Il nome di una pozione. La tua preferita. Ilaria che non ha sbloccato pozioni. Furia. Ok, finalmente Furia. Non scegliamo il numero perché possiamo metterne solo una. Diamo truppe e anche l'incantesimo. Qualsiasi cosa senza ripercussioni. Aia ragazzi, aia, ho paura. Ho paura ragazzi. Ho paura perché io nel clan mi arrabbio tantissimo quando donano goblin e spaccamuro e cioè banno subito.
E quindi credo che in questo modo ci riescano ad avere la vendetta. Saluto Nigora Sirio, che c'è, arriva proprio preciso. Saluto Templare 03, perché gliel'avevo promesso, è da un sacco che, cioè, mi sta lì a dire salutami, io sì, ci ripenserò un giorno, e finalmente sì. Saluto anche Vampiro, che è la prima volta che lo vedo on, quindi risorgono i morti per YouTube. Sì, con tanto di emoji, grande templare. Allora, abbiamo 6 arcieri, 2 sgherri, 4 domatori e una pozione veleno. L'ultima pozione oscura. Il primo che dice un nome di una pozione oscura va su YouTube. Veleno, ok, veleno, abbiamo 2 veleno. Cavolo, però, cavolo, abbiamo 2 veleno, che ci faccio con 2 veleno? No, proprio no. Mastino, ok, numero 2. Ok, perfetto ragazzi. Ok, grazie mille. Avevo paura che dal clan scegliesse di spacca muro, invece no. La nostra ultima truppa è stata scelta e sono i mastini lavici. Gemmiamo. Quindi ragazzi, ci rivediamo tra pochissimi minuti quando le truppe saranno finite. Ok ragazzi, ho fatto una scommessa da contemplare. Allora ragazzi, ecco la scommessa. Se perdo l'attacco con queste truppe, farò un video su un videogioco scelto da Templare insieme a lui. Se vinco io, ossia se riesco a fare almeno una stella il bersaglio con queste truppe, con questa disposizione scelta da voi in globale, se ci riuscirò, Templare andrà a full risorse. E poi lascerà per 24 ore il municipio fuori e ovviamente io documenterò tutto su questo canale, quindi finalmente la sfida si fa interessante. Ok ragazzi, Templare sta iniziando a sentire la tensione perché è in ballo, sono in ballo le sue risorse, ragazzi, sono in ballo le sue risorse. Rivediamo la nostra formazione. Abbiamo 12 goblin, 3 draghi, 8 domatori, 6 valchirie e 2 mastini lavici. Nel castello abbiamo 6 archi al 7, 2 sgherri e 4 domatori. Come pozioni, ragazzi, credo sia l'insieme più mistico di pozioni perché abbiamo una furia, addirittura 3 gelo e una veleno, anzi 2 perché poi c'è anche... quella del clan, quindi abbiamo 2 veleno ragazzi. E c'è Templare che ha paura perché se perde sono cavoli suoi. Vediamo un po'. Vediamo cosa combinare con questo attacco perché...